accusato di molestie sessuali, grossi guai per il coach di Amici. Brutto momento per il tenore Vittorio Grigolo, sospeso dalla Royal Opera House dopo essere stato accusato di aver palpeggiato una cantante. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il cantante italiano ex coach di Amici avrebbe palpeggiato una delle cantanti del coro nonostante le proteste degli altri. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, il fatto avrebbe avuto luogo a Yokohama, in Giappone, il 18 settembre 2019. Era in particolare una delle serate in cui la Royal Opera House portava in scena il Faust di Charles François Mundo. Il Pavarottino, così era soprannominato il tenore italiano che a soli 13 anni duettò con Luciano Pavarotti, era la vera star di questo tour. Ma la Royal Opera House, nelle ultime ore, ha ufficializzato la notizia della sospensione per violenza sessuale. Il primo tabloid inglese a dare la notizia della sospensione di Vittorio Grigolo è stato il Sun. Ma nell'articolo del Sun non si fa riferimento alla nota ufficiale della Royal House Opera, a seguito del presunto incidente avvenuto il 18 settembre, che coinvolge Vittorio Grigolo. La Royal Opera House ha aperto un'inchiesta immediata nei suoi confronti e Grigolo è stato sospeso. Non possiamo, in questo momento, commentare ulteriormente l'argomento, almeno finché l'inchiesta è in corso. Il giorno seguente il cantante è stato immediatamente sostituito. A prendere il suo posto è stato Giorgi Vasiliev. Il tenore Vittorio Grigolo è noto al grande pubblico per via della sua partecipazione all'ultima edizione di Amici. Ma ha lasciato il suo posto da coach della squadra blu per dedicare tutte le sue energie all'opera. Ora sto preparando Tosca per la Royal Opera House, mi esibirò il 27, aveva detto a chi, ma avrei anche potuto continuare, avrei potuto volare da Londra al sabato. La verità, però, è che Maria alla fine voleva mettere i ragazzi nella condizione di lavorare da soli, lei vuole vedere come si gestiscono. Ed è comprensibile. Vittorio Grigolo aveva fatto rivelazioni intime qualche tempo fa, è corsa voce che fossi gay. Anche mia moglie lo credeva, prima che ci sposassimo. No, non sono gay. Ok, se un uomo mi bacia in bocca non ci sono problemi, ma non vado oltre, aveva raccontato al quotidiano nazionale. E aveva aggiunto, manette, frusta, maschera si può. Se nel rapporto a due si sta ancora insieme ma manca qualcosa, si può avere il coraggio di tirar fuori certi tabù. Perché no?